Popolo di YouTube, io sono Mustang interista. Che dire, ragazzi? Cosa posso dire? L'avete fatto! Schifo! Schifo avete fatto! Ma si può giocare una partita di Champions così? Ma si può! Ma si può! Dai! Ma contro la Slavia Praga dovete vincere! 6 punti dovevamo farne! Abbiamo fatto uno in casa! In casa! E tra poco anche perdavamo! Ma comunque non cambia, è sempre... È come una sconfitta questa! È come aver perso! Una prestazione schifosa, schifosa, cioè, cosa posso dire? Schifosa, cioè, ma poi guarda, cioè, se li prendono tutti uno a uno, l'ho da dire su tutti, ma non è neanche soltanto tecnicamente, anche la voglia, non c'era voglia, non c'era nessuna voglia, cioè, nessuno, nessuno, nessuno. Il migliore in campo sarà D'Ambrosio che ha preso 5, io gli darei 5, è il migliore in campo, basta. Cioè, Lukaku, le ha perse tutte. Tutte le ha perse, tutte, tutti i contrasti ha perso, cioè, incredibile, cioè. Poi dopo alla fine i lanci lunghi per Politano, ma come si fa? È alto 1 metro e 1 cazzo, ma dai! Mio, porca troia! Ma dai, cioè, guarda che questo pareggio, anzi questa non vittoria, ci farà perdere, ci farà uscire, ci farà andare in Europa League a giocarci i sedicesimi contro un'altra squadra obbrobriosa, cioè dai, cioè. Non ho parole, no, cioè. Ma guarda, cioè, anche Lautaro si lotta però, cioè. Se non concludi niente, dove vuoi andare, cioè. Poi De Vrij che tipo colpisce alla testa, non so neanche io, cioè, ma. Guarda, cioè. Lazzaro, non si è quasi mai visto. Asamoah un fantasma, cioè è inutile che stai sulla linea degli attaccanti tutto largo, non, non, se non ti arriva la palla sei marcato vieni un po' indietro, vieni a giocare sta palla, stai là, c'era Skriniar che andava avanti, ma Skriniar deve difendere, non deve essere il regista, cioè ma dimmi te, Barella è entrato bene ma quanti, ha sbagliato anche lui un sacco di cose, Sensi, vabbè, insomma anche lui uno dei migliori però ha fatto schifo anche Sensi, dai onestamente. Vedete, io ho detto di non esaltarlo, vedete, ha fatto una prestazione brutta, brutta, un 5 anche per lui, 5 meno, anzi, perché D'Ambrosio è 5. E niente, cioè, basta, non c'è altro da dire. Ah, no, aspetta, aspetta, una cosa c'è. Caro Antonio Conte, tu, non so, io magari seguo il calcio da una ventina di anni, però io... Cioè, tu trovami una squadra che in Champions League è riuscita ad andare avanti o a vincere con la difesa 3. Non ce n'è nessuna, nessuna. Vuoi cambiare? Sei fissato sempre con sto modulo? Hai visto com'è andata nelle tue esperienze passate? Col Chelsea sei uscito agli ottavi, Barcellona che ti ha dominato, ti ricordo. La Juve il primo anno sei uscito ai quarti, hai avuto, vabbè, un ottavo facile, poi il Bayern ti ha dominato e ti ha cacciato via. Poi l'anno che hai fatto 102 punti con la Juve. Sei entrato nella storia, ma solo nei confini. Poi hai fatto schifo in Champions. Sei uscito col Galatasaray. Col Galatasaray che vabbè, aveva Drogba che era vecchio, Sneijder, che comunque non era più quello Sneijder là, quello del grande triplete. Cioè, vuol dire che c'è qualcosa che non va. In Champions League prova qualcosa di nuovo, prova una difesa a 4, gioca 4-4-2, ma basta questa difesa a 3. Alla fine anche, ma devi cambiarlo, però fai il tuo vecchio 4-2-4 di quando eri al Bari. No, no, lui continua a insistere così. E dopo la squadra non ha cambiato. Dal primo al secondo tempo non c'è stata nessuna differenza. Anzi, forse peggio, poi tutti i contrasti persi. Perché, vabbè, a volte ci può anche stare la fortuna, ma ci vuole anche non so, la grinta giusta. I contrasti si vincono anche con la grinta. Sta squadra oggi non aveva grinta, non si è neanche impegnata. E quando io non vedo l'impegno, mi incazzo. Quando lo vedo, sono felice. Quando non lo vedo, mi incazzo! Stasera non c'è stato impegno, non c'è stato! Cioè, guarda te, cioè, io... Cioè, a settembre mi sento già fuori dal girone della Champions, cioè, ma dai, ma è possibile? La partita che devi vincere, sei in casa con la squadra tecnicamente più scarsa, cioè... Boh, non so cosa dirvi, ragazzi, cioè... Tanto ve lo dico già, a ottobre contro il Barcellona perdiamo, in quello stadio l'Inter non ha mai segnato un gol, il Barcellona è molto più forte di noi e ci sta a perdere, perché ci sta, poi vabbè guarderò anche l'impegno, ma ci sta a perdere a Barcellona, cioè io non mi incazzerei mai per una sconfitta a Barcellona, è una cosa che ci sta, perdono quasi tutti, ma con lo Slavia Praga in casa pareggiare, che è una sconfitta, ripeto, per me no.
non va proprio bene. Quindi vedete di... Non so, ormai in Champions io, cioè, vi chiedo... Adesso a questo punto è un miracolo, secondo me, è un miracolo, cioè... Ma è oggettivo perché il Dortmund penso sia più forte di noi. Il Barcellona non lo paragono neanche, cioè... Niente da fare, cioè... Spero nel miracolo, ma la vedo dura. E niente, quindi ragazzi, se volete tirarmi sul morale, iscrivetevi a questo canale, mettete like. E sì, forza Inter, però io in forza Inter la maglia, non questo proprio che ho visto stasera. Forza Inter per la maglia, sia chiaro. Bene, ciao.